Bello perché Dick non è uno dei miei riferimenti primari, però sicuramente è assolutamente pertinente. Poi ho una grandissima passione per gli androidi, per gli automi, e quindi diciamo l'intelligenza artificiale per me è un po' come il punto di arrivo di tutta questa evoluzione. E quindi mi fa piacere che tu abbia individuato Dick in una delle fonti involontarie. Come nasce, proprio domanda basica, Dreams of Blue, e se l'avevi pensato subito per Guar? Sì. E poi come l'hai sviluppato? A me è interessato moltissimo la struttura in quattro stanze, come è nato poi tutto questo tipo di struttura. Allora, io faccio parte di Air Division, che è una casa di produzione video. Ci occupiamo di video di ogni tipo, dal web alle produzioni esecutive per cinema, agli effetti visivi digitali, alla realtà virtuale e video 360. E, allora, Dreams of Blue è nato perché noi ogni anno sviluppiamo un progetto interno nostro e cerchiamo di raccontare una storia. Quindi quando ci occupiamo di pubblicità, cerchiamo di fare branded content, però poter raccontare una storia a sé stante con un inizio, una fine, dei personaggi, per noi è sempre un gran privilegio e quindi insomma cerchiamo di farlo. Quindi l'idea è nata così. Ho parlato con Enrico Pasotti, che è il nostro co-sceneggiatore storico, e insieme abbiamo individuato questa storia. Diciamo che la mia richiesta a lui è stata: dobbiamo trovare una storia con un attore in una stanza, perché poi noi lo abbiamo autoprodotto, non avevamo finanziamenti esterni, non ne abbiamo avuti fino alla fine. Lo abbiamo scritto a dicembre del 2016, poi lo abbiamo girato a marzo del 2017 e per agosto 2017 era pronto e abbiamo cominciato a mandare i festival. Quindi è stata una produzione che ha coinvolto tutta la nostra squadra e abbiamo cercato di mettere all'interno di questa storia non solo la parte narrativa di fantascienza che ci piace, ma anche l'immaginario, quindi la parte visuale, visiva, gli ambienti 3D, interfacce grafiche, una grande dinamicità insomma visiva per rompere il fatto che comunque sei in un unico luogo e sei fermo e immobile per tutto il corto. Quindi è nato così, come un esperimento, una ricerca, e noi ogni anno cerchiamo di fare ricerca. Sentivo che nel live che hai fatto prima raccontavi il cortometraggio che abbiamo realizzato, dicevi che il punto di vista era appunto un punto di vista esterno, come un osservatore terzo. In realtà questa non è una cosa che si capisce molto, però ci tengo a dirla. Il punto di vista, lo spettatore assume l'identità dell'unione delle coscienze dell'intelligenza virtuale. È come se fosse la somma di quello che gli sta succedendo intorno, quindi anche se inconsapevolmente è lo spettatore che alla fine decide di dare retta a 5, quindi al personaggio dietro. C'è un po' tutto il corto questa sensazione un po' alla Black Mirror, dove ti aspetti la rivolta della macchina da un momento all'altro e poi invece ti lascia totalmente senza parole, perché come spesso accade la macchina poi è più umana del suo creatore, dell'umano sì. Vero e proprio. Sì, ecco, diciamo che sicuramente nei filoni del genere, quindi delle intelligenze artificiali, ci sono l'intelligenza artificiale, la Terminator, in cui la macchina si ribella all'essere umano, e ci sono le intelligenze artificiali alla Her, ad esempio, in cui la macchina non arriva a ribellarsi, però c'è, diciamo, il momento in cui tu capisci che la macchina è più forte di te. Lei potrebbe prevalere, però decide, diciamo, di prendere la parte buona dell'essere umano e di far prevalere, non so, l'empatia, la curiosità, la sete di conoscenza, anziché la sete di potere. E quindi sì, abbiamo cercato di giocare un po' su questo secondo canone noi, quindi non la macchina che diventa la minaccia per l'uomo, non la distopia, ma forse magari un'utopia in cui appunto le macchine ci insegnano qualcosa, ci ricordano delle parti di noi che ci sono, ma che stiamo cominciando a tralasciare, che stiamo cominciando a mettere in secondo piano. A livello di difficoltà di produzione, anche per quanto riguarda i costi, per esempio, è più difficile un cortometraggio con molti effetti speciali oppure un cortometraggio strutturato sulla VR? Che domanda complicata. Allora, sicuramente dipende dalla tipologia. Possono arrivare ad avere lo stesso grado di complessità, sinceramente. Un corto in VR si può girare anche senza effetti visivi digitali, anche senza effetti speciali, anche senza computer grafica. Bisogna quindi creare una bellissima coreografia intorno allo spettatore, oppure fargli vivere delle esperienze effettivamente esclusive, nel senso che di solito sono luoghi
che escludono la gente, invece tu puoi andarci con un punto di vista privilegiato. Gli effetti visivi digitali sono un bagno di sangue, però anche insomma quello che ci permette di cercare di fare fantascienza in Italia, che poi rimane proprio il nostro sogno che stiamo cercando di mettere in atto. La fantascienza in Italia è un genere sicuramente orfano di madre, padre, di tutto, però secondo noi è grande potenzialità per attecchire. E quindi noi abbiamo creato una divisione interna forte negli effetti divisivi digitali per portare avanti sui progetti nostri che altrui di fantascienza, fantastico, di genere, ecco. Da un tuo punto di vista personale, soprattutto in relazione poi con Dreams on Blue, com'è la situazione VR in Italia e se si sta conoscendo, come ti stai trovando tu? Ok, allora, la situazione in Italia comincia a sbocciare, ecco, diciamo così, sempre con un ritardo fisiologico rispetto al resto del mondo. Noi l'anno scorso abbiamo prodotto il corto e siamo stati selezionati in tantissimi paesi all'estero. Questo è il primo festival italiano strutturato e che ci, peraltro, ci tiene in concorso, a cui partecipiamo. Siamo stati al Milano Film Festival, ma eravamo fuori concorso, era più un omaggio, insomma, per mostrare l'opera. Quindi la vedo positivamente, soprattutto anche perché cominciano ad esserci visori per il pubblico e quindi magari aumenterà la base di utenza. Sicuramente però il mercato estero, da qui il motivo per cui il nostro corto in inglese, è ancora assolutamente predominante e per cui insomma vediamo di far rientrare l'Italia dalla finestra come ogni volta.